L'iClub Distretto 2110 ha scelto di affrontare un argomento imponente come la tutela delle famiglie e dei minori con lo sguardo alla particolare condizione della disabilità, attraverso le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità. Il cuore del presente lavoro, quindi, si colloca nella cornice dell'internazionalità a cui appartiene il Rotary, inteso come prezioso contesto che si confronta con le migliori realtà presenti nel distretto e oltre il confine territoriale d'appartenenza. Per meglio arrivare al cuore del tema tutela delle famiglie e dei minori con disabilità, guarderemo il problema attraverso la lente dell'articolo 16 della Convenzione ONU e selezionando tra le buone prassi un'esperienza rotariana maltese, la Fondazione Dar il Kaptan. Il campo da dissodare è vasto e prevede interventi legislativi e interventi operativi. Un riferimento umano, morale e intellettuale è stato dato da Maria Rita Saul, che come delegata dell'Italia alle Nazioni Unite ha proposto una convenzione mondiale sulle opportunità delle persone con disabilità. Racconta. I miei ricordi mi conducono all'ormai lontano 1987, allorché il governo italiano, che in quell'epoca mi utilizzava come negoziatore per la Convenzione sui diritti del bambino, i negoziati si conclusero nel 1989, mi inviò ad una riunione delle Nazioni Unite a Bled, presso Lubiana, allora jugoslava, proponendomi di lanciare una proposta nuova in materia di diritti umani che garantisse un'attenzione verso l'Italia da parte degli altri stati. La proposta fu approvata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, che mi autorizzò a renderla pubblica in sede ONU e una volta che ciò avvenne, mi incaricò di predisporre in qualità di coordinatore e con i funzionari dei vari ministeri interessati un progetto di convenzione da depositare alle Nazioni Unite. Parlando della disabilità, mi raccontò ancora: vale la pena di concludere avendo lo scopo di evidenziarne la particolare situazione, fornire loro maggiore tutela e migliorare le loro condizioni di vita in qualunque parte del mondo. Articolo 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti. Tra le indicazioni dell'articolo 16 si legge: gli Stati parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere. Alla preoccupazione per la mancanza di misure legislative e di strumenti di monitoraggio per individuare, prevenire, combattere le condizioni di maggiore negatività per le famiglie delle persone con disabilità, l'impegno sociale del Rotary emerge nel cercare di individuare buone pratiche da sostenere e divulgare. Come proteggere e tutelare concretamente? Un esempio di protezione si trova proprio nel distretto 2110, il servizio fornito a Malta per le famiglie di persone con disabilità dalla Fondazione Dar il Kaptan. Su prenotazione e rotazione, queste famiglie a rischio sono aiutate da personale specializzato e dalla rete sociale del territorio. Si evita così la definitiva istituzionalizzazione. Il servizio 24 ore su 24 e dei service assicura appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere e all'età delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi. Nei 25 anni di attività, tutt'oggi e nella sua visione futura, Dar il Kaptan programma il suo servizio con il sostegno delle associazioni e dei familiari, del governo istituzionale e del Rotary Club di Malta. La ricaduta culturale e sociale di queste buone prassi ed esempi concreti di protezione per la tutela della famiglia e dei minori con disabilità saranno utili per conoscere le sotterranee sfumature comuni a tutti i comportamenti discriminanti su famiglie e minori e le protezioni possibili. I prossimi impegni rotariani saranno diretti a sostenere le informazioni di buone pratiche, anche mettendo a disposizione un questionario appositamente elaborato.
Dal momento in cui si costruisce l'aiuto per chi è escluso, abusato ed emarginato, si costruisce la volontà di cambiamento sociale per tutti. Rotary, making a difference.